Ciao ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Tenore Informatico. Nella guida di oggi andiamo a vedere come ripristinare o resettare il proprio dispositivo iPhone. Per resettare il nostro dispositivo può capitare a volte che ci dimentichiamo il codice di sblocco, ovvero il codice della schermata di blocco o il codice PIN della SIM. Se non vi ricordate, grazie al programma del software iTunes è possibile sbloccarlo. A differenza dei dispositivi Android, gli iPhone per essere sbloccati, ovvero ripristinati oppure se preferite resettati, hanno bisogno del proprio programma di iTunes per poter funzionare. Quindi io ho già scaricato per l'occasione il programma che vado subito ad avviare, anche voi fate lo stesso, dopodiché dobbiamo collegare il dispositivo, il nostro iPhone, direttamente al computer. Andiamo a vedere. Eccoci qua, questo è il dispositivo iPhone che vado a sbloccare. È un telefono che appartiene a un amico che sbadatamente ha dimenticato il codice e quindi ha chiesto a me se posso aiutarlo in questo suo problema. E quindi molto volentieri gli amici vanno aiutati. Allora, ci serve il dispositivo, il cavo, il connettore da collegare al telefono e poi al PC. Quindi prendiamo il cavo. E lo colleghiamo al nostro dispositivo. Allora, colleghiamo il dispositivo a una porta disponibile del nostro computer. A questo punto, quando noi colleghiamo il telefono al computer, succede che il telefono si avvia direttamente e in pratica si accende e va direttamente alla schermata iniziale, quindi a quella schermata di blocco. La cosa che noi dobbiamo fare una volta che il telefono è avviato, dobbiamo spegnerlo. Aspettiamo un attimino, ecco, bene, lo spegniamo, e poi scorriamo verso destra per spegnere il dispositivo. Perché ho spento il telefono? Semplicemente per il fatto che iTunes, se c'è un codice di blocco, ci chiede di inserire quel codice. Quindi se noi non lo sappiamo, a questo punto non ci serve, che iTunes ci dica di sbloccare. Perché non sappiamo il codice. Allora, come si risolve? Dobbiamo entrare come per la modalità per Android, quella in download mode, mentre per gli iPhone la modalità si chiama DFU, che tradotto sta a significare Device Firm Update. Grazie a questa modalità di emergenza possiamo finalmente ripristinare o, se preferite, resettare il proprio dispositivo. Bene, una volta che il dispositivo è spento, dobbiamo tenere premuto per una decina di secondi il tasto di accensione o spegnimento insieme al tasto home dell'iPhone. Quindi lo teniamo per 10 secondi, così, e dopo 10 secondi circa, aspettiamo ancora qualche secondo, andiamo a rilasciare soltanto il tasto di accensione e spegnimento, così. Ecco qua. E finalmente siamo nella modalità DFU. Ora torniamo nuovamente al desktop di Windows. Ora ci troviamo di fronte al desktop di Windows 10. Infatti il software di iTunes ha rilevato il telefono e ci chiede se vogliamo aggiornarlo oppure ripristinarlo. Nel mio caso specifico il telefono era già aggiornato, non mi serve aggiornarlo e quindi preferisco ripristinare. Però in questo caso mi dice che il telefono secondo il software non è aggiornato e quindi devo ripristinare e aggiornare contemporaneamente. Quindi voi continuate confermando questa scelta. Ecco, come potete vedere il telefono è in modalità DFU, il software lo sta ripristinando, vedete c'è scritto proprio che il T1 sta ripristinando il software su questo iPhone. E dobbiamo attendere che si concluda l'operazione. Bene, siamo davanti al dispositivo,
iPhone e come potete notare nella schermata è il telefono in fase di ripristino. Lo potete notare da questa barra qui che sta avanzando. E dopo che il ripristino è concluso, il telefono tornerà a funzionare perfettamente senza il codice di blocco. Vi ricordo di non scollegare durante questa procedura il cavo dal telefono e viceversa il cavo dal computer. Vi ringrazio per avermi seguito e un saluto da Tenone Informatico. Alla prossima guida. Ciao!